Perugia e Da Vinci. Un binomio vincente? Assolutamente sì. Il robot Da Vinci è stata in campo orologico una rivoluzione. Attualmente ci consente di fare degli interventi che prima richiedevano grosse incisioni chirurgiche e di sostanzialmente ridurre molto le degenze dei pazienti. Oltre la prostata c'è di più. Quali sono le patologie urologiche elette per la chirurgia Da Vinci? Anche se la prostata rimane oggi l'intervento più sviluppato dal punto di vista robotico, attualmente vengono fatti tutti gli interventi per le patologie renali, sia quelle tumorali che quelle ricostruttive, e vengono fatti molti interventi pelvici che richiederebbero grosse incisioni chirurgiche e degenze molto lunghe. Area di novità in Humanitas Pater Domini. Ci riferiamo all'arrivo del sistema Da Vinci X. Quali differenze rispetto al modello precedente? Sono notevoli, cioè è stato un grande passo avanti tecnologico, perché il nuovo robot ci consente di una visione decisamente superiore rispetto a prima, un campo chirurgico molto più ampio e consente anche l'utilizzo di strumenti molto utili dal punto di vista diagnostico e intraoperatorio. Inoltre, il nuovo strumento consentirà in futuro uno sviluppo di nuovi strumenti, probabilmente che potranno rendere ancora più semplici gli interventi che oggi facciamo o svilupparne di nuovi. Quali sono i vantaggi per il paziente? La tecnologia robotica ha migliorato la chirurgia laparoscopica, cioè un tempo si facevano dei grossi tagli nell'addome o in altre sedi per fare gli interventi chirurgici. Adesso si è in grado di fare gli stessi interventi chirurgici con una maggior precisione attraverso dei piccoli fori nell'addome. Questo consente sostanzialmente un decorso postoperatorio molto più rapido, un rischio di emorragie intra e perioperatorie molto ridotto, non azzerato ma molto ridotto rispetto a prima. Quindi i vantaggi per il paziente sono mediamente una maggior precisione chirurgica, un minor rischio di sanguinamento e degenze mediamente molto più brevi.